Comunque, prima di entrare nello specifico, ci diciamo in quattro parole, che cos'è questo reato, come si atteggia. Ok. Via. Vai. Quattro tipi di revenger. Primo, colui che ha realizzato la foto o il video a contenuto sessualmente esplicito. Che cosa vuol dire? Primo, che era lì con lei. Quindi insieme hanno deciso di filmarsi. In quel momento vanno d'accordissimo, sono tutti consapevoli e sono tutti concordi nel dire ci facciamo questo video, ci facciamo questa fotografia, eventualmente per uso personale, come direbbe uno spacciatore. No, ce lo rivediamo nei momenti di stanca piuttosto che quando siamo lontani. Seconda tipologia. Colui che invece ha sottratto l'immagine. Come si fa a sottrarla? O commettendo un altro reato, come un accesso abusivo al sistema informatico, oppure molto più banalmente, conosco le tue password perché sono tuo marito, il tuo fidanzato, la tua compagna a distanza. So che il tuo primo cagnolino si chiamava Voglia di Tenerezza, digito Voglia di Tenerezza e guarda un po'. È la tua password. Terza tipologia. Li ho ricevuti. Che cosa significa? Significa che sono il migliore amico del Revenger, sono nella chat dei compiti, sono uno che con questi due o con questa persona effigiata non c'entra assolutamente nulla, ma vengo in possesso dell'immagine. Quarta tipologia. In qualunque modo, ne sono entrato nella disponibilità. Ci sono stati dei casi, milanesi sicuramente, ma so anche di altre città, dove erano state nascoste delle videocamere, per esempio in un camerino di un grosso magazzino di vestiti a buon prezzo. Quindi delle ragazze, anche giovani, che si erano recate in questo negozio, provandosi la maglietta, togliendosi la propria, erano state riprese e poi queste loro immagini sono state utilizzate per vari scopi, perché poi lo chiamano revenge porn, ma in diritto non si chiama così, si chiama diffusione illecita, proprio perché il connotato della vendetta è uno dei tanti ingredienti, ma è in fondo tutto sommato è abbastanza relegato al secondo caso. Quindi il revenger numero 3 e il numero 4, quelli che hanno ricevuto o sono entrati nella disponibilità anche casualmente, perché possano essere puniti alla stregua dell'articolo, devono aver agito al fine di produrre un nocumento, dice la norma. Comunque devono aver voluto danneggiare la persona raffigurata o anche la persona che gliela ha mandati, perché la norma non è del tutto chiara su chi riceva il danno. Ma i primi due, cioè chi ha realizzato e chi ha sottratto, possono averlo fatto per qualunque ragione al mondo, non necessariamente quella di vendicarsi. Possono averlo fatto per stupidità, per divertimento, per scommessa e potrei andare avanti, ma anche per soldi. L'importante è che queste quattro categorie di persone abbiano svolto una di queste cinque azioni. Cerco di essere schematica, ma sai che io ho una mente un po' matematica, non è vero, non è assolutamente vero, però trovo che l'ordine mentale sia fondamentale anche quando si svolge un Sì. Sì, mestiere paraumanistico come il nostro.